invece andiamo avanti con la nostra trasmissione. Sento già il rumore del caffè, questo significa che il nostro ospite è già pronto. Allora io do subito il benvenuto questa mattina all'amico, posso dirlo, Mimmo Lo Iacono, organizzatore e ideatore del Villaggio del Gusto, che torna per il 10° anno. Buongiorno Mimmo. Buongiorno Serena, buongiorno a tutti quanti gli amici in ascolto. E allora Mimmo, noi qualche dettaglio lo abbiamo già dato, non solo ieri nel nostro telegiornale, dopo la conferenza stampa che si è tenuta in Camera di Commercio, l'abbiamo ripetuti questa mattina, ma abbiamo la fortuna di averti qui. Dicevo, 10 anni del Villaggio del Gusto. Prima di entrare nell'organizzazione, parlare insomma, un appuntamento dal 6 al 12 in Largo Giannella, la cosa che mi preme dire è che insomma tu hai avuto una visione tanti anni fa e l'hai portata a termine nonostante tantissime difficoltà, le tantissime difficoltà che avete incontrato in questi anni. Ah, dobbiamo essere seri, ok, va bene. Se vuoi poi torniamo quelli che siamo di solito e non posso dirlo in diretta cosa siamo. 10 anni di impegno, 10 anni di risultati, come facevi notare, a volte con qualche difficoltà, però sempre con il massimo impegno, sicuramente supportati dallo staff organizzativo, supportati dall'amministrazione, da Antonio De Caro, da Carla Palone, dagli uffici, perché poi al di là di chi ci mette la faccia, ricordiamoci che dietro ci sono sempre degli operatori del comune che ci supportano, l'AMIU, quindi uno staff, un'organizzazione che è rivolta ad offrire un'area confortevole, un'area dove si può stare tranquillamente in famiglia, dove si può mangiare bene, dove si beve con moderazione la birra artigianale pugliese, ed è una soddisfazione, perché insomma arrivare ad una manifestazione a 10 anni è una grossa emozione. Ma non solo che è arrivata a 10 anni, ma che è cresciuta nel tempo. Però, visto che tu giustamente hai detto, ma che veramente dobbiamo essere seri, io andrei subito a cosa si potrà bere, a cosa si potrà mangiare. Giusto così, Mimmo, facci sognare, anche se sono le 7:57 del mattino. Infatti io l'avrei ribattezzato una birra con piuttosto che un caffè con, ma si mangerà bene come tutti gli anni, anche perché noi cerchiamo sempre di selezionare le aziende che sono presenti a Largo Giannella, come hai detto giustamente, dal 6 al 12. Andiamo a trovare quelli che sono gli operatori che ci ispirano una garanzia di qualità, quindi sia gli operatori che propongono la gastronomia tradizionale pugliese, quindi le bombette piuttosto che il pane di Altamura, le pettore leccesi, le pucce, la pasta all'assassina. Se siete a dieta copritevi le orecchie perché non è per voi. assolutamente, quindi dicevo, la pasta all'assassina. Poi avremo anche la possibilità quest'anno di avere degli stand extraregionali con i dolci siciliani, i dolci napoletani, gli arrosticini abruzzesi, i salumi umbri, i salumi e i formaggi calabresi. Quindi ce ne sarà per tutti i gusti. Naturalmente la protagonista, come ormai da anni, come sempre, è la birra artigianale di Puglia. Quindi sono 6 produttori che sono ospiti del Villaggio del Gusto, da Leverano, quindi dal Salento, dalla provincia di Brindisi, Taranto, Bari, Bat. Quindi cerchiamo di poter proporre agli amici che ci verranno a trovare, insomma, quasi 50 tipi di birre che a rotazione potranno essere assaggiate e anche in abbinamento con le proposte gastronomiche. E questa è la prima parte, c'è poi la seconda, che è quella della musica con la direzione artistica di Pasquale Tentra 3, una nostra vecchia conoscenza. Ne parliamo subito, ma prima io volevo parlare invece di una delle grandi novità di quest'anno, perché voi avete istituito un premio, Mimmo. Abbiamo istituito un premio perché, come giustamente dicevi tu, dopo tante difficoltà ci è sembrato opportuno
consolidare anche istituzionalmente questa manifestazione. Devo dire la verità, avremmo voluto dedicare il premio al comandante Marzulli, che durante la ormai nota storia di San Nicola di qualche anno fa fu al nostro fianco e ci diede la forza di, come dice l'assessore Palone, essere presidio di legalità. Io non ambivo certo a questo. Ci siamo trovati, però abbiamo reagito. E, su consiglio del buon Alessandro Antonacci abbiamo individuato la figura di Pino Tulipani. Pino Tulipani è stato un volontario, è stato il primo garante dei diritti dei disabili, che purtroppo è scomparso qualche anno fa, e quindi abbiamo intitolato a lui il premio Villaggio del Giusto. Per consegnare un riconoscimento alle personalità della società civile e alle imprese attive nella lotta alla criminalità, quindi la lotta per la legalità e per lo sviluppo dell'inclusione sociale. Verranno premiate 6 aziende del territorio e verranno anche dati dei riconoscimenti appunto delle persone civili. Adesso non le diciamo tutte, anche perché togliamo poi ogni sorpresa, insomma, perché tanto noi continueremo a raccontare del Villaggio del Gusto. Dicevamo però, Mimmo, anche della musica, perché è un'altra parte fondamentale quella del Villaggio del Gusto. Allora, la musica e l'intrattenimento. Abbiamo il buon Pasquale 33, come ogni anno, ormai da tanto tempo. Coppia fissa ormai. È il direttore artistico, quindi ci fa divertire. Abbiamo pensato ad un'offerta che potesse coinvolgere gli amici che ci vengono a trovare. Quindi sicuramente il momento del karaoke sarà secondo me uno dei più divertenti. Gli amici che ci vengono a trovare diventeranno protagonisti del Villaggio del Gusto, saliranno sul palco, potranno cantare e potranno regalarci delle belle performance, mi auguro. Poi ovviamente non mancheranno i DJ set con molti DJ consolidati dello scenario artistico barese, ma anche tante novità, tante nuove proposte. Mentre il fine settimana successivo, venerdì, sabato e domenica, insieme ai DJ set avremo anche l'apertura degli eventi live, quindi avremo una performance di danza aerea. Poi il sabato avremo una giornata interamente dedicata agli amici di Sì Felice Sì a Bari, quindi verranno organizzate le barisiadi con dei giochi tipici del baresi, e la sera si esibiranno i Danny Music, reduci dal videobox di Fiorello e anche dalla partecipazione a Sanremo, mentre domenica avremo appunto le premiazioni e le consegne dei riconoscimenti del Villaggio del Giusto, e sempre con della musica di divertimento, e sia il sabato che la domenica avremo la mattina, sempre sull'idea di Pasquale, una rotonda sul mare, quindi avremo un DJ set specifico anni 70 e 80 con dei giochi aperitivo. Naturalmente non mancherà l'intrattenimento per i bambini, avremo trucca bimbi, avremo le mascotte, avremo tanti momenti di intrattenimento, quindi non è soltanto gastronomia e birra artigianale, ma è una vera e propria festa, una festa nella festa di San Nicola. E noi non vediamo l'ora di esserci. Tra l'altro ci sarà anche Alessandro Antonacci, abbia recuperato la voce per allora. No, guarda, l'ho sentito ieri. La voce c'è? La voce, ma io gli continuo a dire: inutile che gridi sul palco, perché tanto si è amplificato. Però se ci sta ascoltando, mandiamogli un bacione. Ci siamo anche attrezzati sul meteo, perché noi lavoriamo anche per voi, Mimmo, perché poco fa con il colonnello Laricchi abbiamo chiesto qualche anticipazione sulla prossima settimana. 6 e 7, cielo sereno, forse qualche problemino dopo, ma insomma ci si organizza. Guarda, io ieri ho fatto un sopralluogo sulla rotonda e
del lungomare, quindi largo Giannella, e rimane sempre uno dei punti più affascinanti del lungomare di Bari, e quindi siamo anche per questo ancora più soddisfatti di poter allestire l'area sul largo Giannella, perché avere il mare come scenario di un evento così bello, così simpatico e così divertente è sicuramente un valore aggiunto. E allora l'appuntamento 6-12 maggio, largo Giannella, con il Villaggio del Gusto, come sempre da 10 anni a questa parte, in occasione della Sagra di San Nicola. Mimmo, è stato un piacere chiacchierare con te, ma tanto ci vedremo personalmente tra qualche giorno. Grazie a Mimmo Lo Iacono. Grazie a tutti quanti, grazie, ciao. Un abbraccio a Mimmo Lo Iacono. Abbiamo Alessandro in linea, ma davvero stai dicendo, Paolo? Aspetto allora. Sì, Ale, ci sei? Sì, stavo inutilmente cercando di utilizzare l'app che però non va con questa cosa di Android. Sì, vabbè, ho capito. Lascia stare le polemiche per 5 minuti. Abbiamo Buongiorno! Quindi hai la voce. Ha recuperato la... Io ero convinta, ti immaginavo senza voce, Alessandro, dopo il primo maggio. Ancora? Voi non avete capito? È ADHD. Oh, siete convinti allora? Ma la voce che c'entra? Ale, stavamo parlando del Villaggio del Gusto. Allora, vuoi dire qualcosa sul Villaggio del Gusto? Allora, il Villaggio del Gusto è come dire il mio paradiso, il paradiso dei trigliceridi. Non solo il tuo, non solo il tuo. E sarà come sempre una roba stupenda, anche perché è forse la festa più inclusiva di tutto l'anno, perché lì si vede tutta la comunità, ma di ogni nazionalità, che balla insieme, mangia insieme, si diverte insieme. Poi spero che abbiate accennato a quest'anno che si trasforma gli ultimi 3 giorni nel Villaggio del Giusto. Certo che l'abbiamo detto, ma per chi ci hai presi, Alessandro? Ma io non lo so. Non lo so, perché stavo sclerando, non riuscivo a seguirvi. E quindi sarà una festa stupenda, come sempre, con naturalmente la direzione artistica artissima di Pasquale. Noi faremo tanti giochi con le zanzare, ci saranno tante altre associazioni che verranno, e trasformeremo gli ultimi 3 giorni, faremo, non so se avete anche letto, assaggi bendati, faremo tante cose legate anche all'inclusività, perché è sempre quello lo scopo, includere invece che escludere. E noi purtroppo ci dobbiamo fermare perché abbiamo esaurito, anzi siamo oltre il tempo a nostra disposizione. Tra l'altro, signori, vi anticipo, e non è una cosa voluta, che tra pochissimo avremo una nutrizionista in studio. Quindi, insomma, dopo aver parlato di tutto questo popò di roba, ci sta adesso invece. La possiamo invitare al villaggio. Possiamo coinvolgerla, infatti. Scemo. Grazie ad Alessandro Antonacci, grazie a Mimmo Lo Iacono, grazie mille ad entrambi. Ciao Ale. Ve lo ricordo ancora, 6-12 maggio, appuntamento con il Villaggio del Gusto in Largo Giannella.